Contigui dell'Indiscreto, bentrovati! Vi ringraziamo affettuosamente per aver scelto sempre più numerosissimi il nostro programma TV L'Indiscreto, Fatti e Misfatti di Sicilia. In questa puntata vi daremo ben tre comunicazioni di servizio. Ossia, sapete già che per i nostri servizi noi di Indiscreto curiamo molto il como finiu, cioè come è finita. Ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Il primo fatto riguarda il cimitero di Catania, di cui avevamo già parlato in un nostro precedente servizio, che solo per la vostra memoria vi riproponiamo. E poi discuteremo però dei fatti positivi che proprio in questi tempi si stanno attuando. E ne siamo più che felici! Vi avevamo annunciato di uno sfregio al decoro civile, ma anche alle regole dell'igiene pubblica al cimitero monumentale di Catania. Sì, al cimitero monumentale di Catania, quello di cui si diceva doveva essere trasformato in un meraviglioso giardino, invece appare come un girone infernale dantesco, giusto al canto 26esimo e 27esimo. La nona bolgia, i seminatori della discordia. E per meglio ricordare ai nostri telespettatori questa vicenda, vogliamo riproporvi la notizia data proprio sul TG di Ultima TV. Nella zona San Francesco del cimitero di Catania, i tantissimi familiari di estinti e lì sepolti si lamentarono che i lavori non furono fatti a regola d'arte, già che pareva scontato che l'acqua all'interno delle tantissime tombe provenisse dal basso. E se l'acqua proveniva dal basso, qualcuno sapeva già che sotto quel fazzoletto di terra poteva esserci una falda acquifera? Tutto di quello che si diceva che c'era un pericolo di acqua, vuoto, come... Allora, i lavori sono stati... Non lo possiamo far mettere più alto? Lei la può far mettere, anziché che scavano a 1,50 m, scavano a 1,40 m. Tipo per con i ferri che sta un po' sospesa. Allora, adesso io arrivo al muratore. Questo vai. E come funzionano i perimetratori? Allora, poi lei deve prendere un geometra. Ah. Perché ci vuole il geometra? Un geometra. Cosa deve fare? Il geometra deve fare il disegno, deve presentare all'ANS, poi deve fare i calcoli alla genio civile, calcoli statici. La Samma quando si... c'è per... E allora, ecco perché la Samma sta andando nella città. Ah, con perché sta nei due mesi. Ah, sì, due sì. Mesi. Va bene. Che se lei prende poi un geometra pratico del settore... Dove? Del cimiteriale? Del settore del cimiteriale, dove sa... possiamo trovare qualcosa? Perché io un geometra assolutamente fa a casa. Uno, no, ci sono anche settore. I geometri. C'è qua un ragazzo, basta che lei... del settore. E diciamo del settore. C'è un numero di telefono, qualcosa che possiamo... Perché... Mi dico. Dietro il calendario? Sì. È uno solo che c'è nuovo. Cioè, si chiama... aspetta, come si chiama? Messina Diego. Messina Diego si chiama lui. Messina Diego. Messina Diego. Che giovane? Che giovane? Giovane. Ah, giovane. Giovane. Un ragazzo. Dove lo trovo? E c'è lì se... c'è scritto qua? No, scusa, lei ha il calendario. Ah, il calendario. Il calendario... questo, 3, 4, 5. Ah, il calendario. Scusi, prego. 3, 4, 6. 910. Sì. 13,51. 13,51. Catania? Catania, questo. Sì. E a quel tempo abbiamo ascoltato il vice sindaco del comune di Catania, Marco Consoli, che ai nostri microfoni, ai nostri, uno solo ne avevamo, così disse. Ma guardi, già nella giornata di giovedì 2 marzo le nostre manutenzioni interverranno per rimuovere
la collina di detriti che negli anni e decenni si sono accumulati appunto, creando questa sorta di collinetta. È un lavoro particolarmente delicato, si inizierà giovedì. Io ritengo che entro la prossima settimana il lavoro di rimozione di questi detriti, di questo materiale di risulta, potrà essere ultimato, con poi il conferimento in discarica. Concluso questo lavoro, si inizierà a sistemare anche la stradina che è a fianco delle tombe interessate dall'allagamento di cui voi avete parlato. Quindi si interverrà in questo modo. Nel frattempo si chiederà, si interpellerà pure l'ASP, per quanto riguarda le competenze in materia di polizia mortuaria, per capire se le tombe possono essere. Ecco, si possa intervenire sulle tombe per evitare ulteriori infiltrazioni. Questa è, ecco, una verifica che faremo nelle prossime ore. Se l'ASP ci darà un cenno di assenso, allora interverremo. Altrimenti dovremo e potremo intervenire solo nella parte esterna alle tombe. Ma quello che interessa maggiormente ai cittadini e soprattutto ai familiari dei defunti sepolti in quelle tombe è la data di inizio dei lavori. Confermo che da giovedì 2 marzo l'ufficio manutenzioni del comune, d'intesa con i servizi cimiteriali e con la direzione ecologia e ambiente, interverrà e interverranno tutti insieme per poter nel più breve tempo possibile rimuovere questo, diciamo, questo serio problema. Però pare che quella montagna di materiale di riporto sia ancora lì. E a dire il vero, ci avevano tentato di toglierla. E adesso è doveroso comunicarvi che finalmente è partita una verifica sul fondo San Francesco e per questo ascoltiamo il geometra Rosario Diamante. Le parti interessate a questa problematica dell'acqua nelle tombe hanno fatto causa al comune, per cui c'è stata la nomina di un CTU che ha iniziato la prima fase di consulenza e ancora non è terminata perché altre persone hanno fatto causa e ora i due procedimenti devono essere unificati, per cui si procederà con ulteriori operazioni peritali. Quindi io su questo non posso dire molto perché ovviamente non ancora il procedimento è in corso. Tuttavia abbiamo verificato che quella montagna di terra che sta accanto alle tombe e che avevamo visto la volta scorsa non è stata rimossa minimamente, quindi si trova ancora lì sul posto. Allora, il CTO ha provveduto a fare degli scavi per vedere la tipologia a verificare la tipologia di terreno in quella zona e poi ha ispezionato i tombini del drenaggio dell'acqua per verificare se effettivamente vi fosse o meno drenaggio dell'acqua. Al cimitero monumentale di Catania, uno spettacolo macabro ed uno sfregio al decoro civile, ma anche alle regole dell'igiene pubblica. I cittadini costretti al singolare ed inquietante fai da te per proteggere ciò che rimane dei miseri resti del proprio caro. Costretti, dicevamo, ad attrezzarsi di autopompa per aspirare la copiosa ed inesauribile acqua che ormai spesso sommerge le bare all'interno delle tombe in zona San Francesco. Ci ha dato questo terreno, allora loro di fare le cose giuste, perché qua noi abbiamo i nostri cari, no, ogni 15 giorni che li dobbiamo aprire. È un dolore atroce. Io ho qua mio figlio e lei si immagina quante volte lo devo aprire. Pieno pieno di acqua e non è giusto. E questa vicenda, forse dai forti sapori penali, viola per intero l'articolo 85 del regolamento di polizia mortuaria che recita inerte come una salma in attesa che qualcuno ne onori le sue disposizioni.
Il degrado e l'incuria a cui è lasciato il cimitero monumentale di Catania è ormai storia vecchia, come le bare che galleggiano all'interno delle tombe, ma non lo sono le artigianali autopompe per risucchiare in superficie l'acqua. Noi non chiediamo altro che venga risolto il problema, una soluzione definitiva, perché non possiamo stare col pensiero che ogni anno dobbiamo riaprire le tombe per verificare se le bare dei nostri cari sono completamente ricoperte di acqua. Non chiediamo altro, una soluzione definitiva. Quando diciamo è stato l'anno scorso mezzo metro d'acqua abbiamo trovato, invece e tuttora c'è acqua. Forti le grida di sdegno dei familiari che in esclusiva si sono rivolte alla nostra redazione per porre uno stop una volta per tutte a questa incredibile vicenda. E qualcuno non venga a giustificarsi che causa di tutto ciò sia la pioggia. Insomma, noi di Indiscreto iniziamo ad avere un pensiero positivo su questa vicenda e ci complimentiamo ancora con l'amministrazione comunale che finalmente pare collaborare. Anche il consigliere del comune di Catania, Salvo Giuffrida, ha voluto dire la sua. Per quanto riguarda la problematica del cimitero, ho saputo che è stato nominato un CTU a seguito delle denunce che sono state fatte dai parenti dei defunti, è stato nominato un CTU da parte del Tribunale e spero che più presto venga messa la parola fine a questa problematica, che è antipatica, come io ho denunciato più volte in Consiglio Comunale, dove ho detto che ho sottolineato che i parenti là devono andare per portare fiori e piangere sulle tombe dei propri cari e non andarsi a preoccupare se le tombe galleggiano o meno. Quindi io spero, mi auspico, penso che sia la speranza di tutti che questa problematica venga più presto risolta. Avevo prodotto anche della documentazione come interrogazione depositata dal Consiglio Comunale tempo addietro, circa un anno e mezzo fa, non avendo poche risposte o perlomeno risposte così approssimative da parte dell'amministrazione comunale. Poi abbiamo visto che si è mossa qualcosa, come ho detto prima, con gli organi competenti, facendo degli accertamenti, eccetera, eccetera. Infatti sono sfociato in questa ispezione da parte di CTU nominato dal Tribunale di Catania. Bene, allora buon lavoro a tutti e noi di Indiscreto staremo ancora lì a vigilare su questa specifica vicenda. Ora passiamo alla seconda comunicazione di servizio. Ricordate la vicenda del ragazzino di nome Ruben, che dopo il nostro servizio su Indiscreto la notizia fu ripresa anche da Mi Manda Rai 3? Bene, allora per voi telespettatori di Indiscreto ripercorriamo per sommi capi cosa accadde. Il grido di dolore di una madre, mio figlio, un bersaglio mobile, serve un nuovo modello educativo, le cronache giornalistiche riportano di continuo episodi diffusi di violenza inaudita, spesso ai danni di soggetti molto fragili. Un fenomeno che viene spettacolarizzato sul web e viaggia sui social network e smartphone. E da PC a PC. Come il ripetuto recente messaggio di un giovanissimo ragazzo di Catania, Ruben, colpevole solo di aver liberamente espresso il suo pensiero su Facebook, peraltro riportato dalla lettera 115 del Vangelo. Le statue non parlano, non vedono, non sentono. E così raccogliamo il grido di aiuto della madre che si rivolge a noi dell'Indiscreto. Premetto che mio figlio, dal momento che si è reso conto di quello che aveva scatenato, ha chiesto scusa. E anch'io assieme a lui ho chiesto scusa, ma questo non è bastato, anzi ha alimentato di più il loro furore dandomi della puttana, minacciando di morte mio figlio, hanno fatto su WhatsApp un gruppo dove si era intestato Ruben deve morire e quant'altro. Tra l'altro intimando mio figlio di non scendere al centro perché sarebbe stato morto, qualcuno ha postato il suo numero di telefono, qualcuno ha postato l'autobus che prendeva, praticamente mio figlio è diventato un bersaglio mobile su internet. Io ho presentato denuncia alla polizia postale e da allora pensavo che tutto potesse andare bene. Tra l'altro mio figlio ha aspettato che finisse la festa pensando che questi ragazzi avessero sbollito la loro ira contro di mio figlio. E quindi non è andato a scuola per all'incirca 20-25 giorni. Dopodiché l'ho riaccompagnato a scuola, facendo presente alla scuola tutto quello che era successo, facendo vedere la denuncia e quant'altro, e loro hanno collaborato cercando di tutelare mio figlio. Tra l'altro io andavo a prenderlo all'uscita e lo accompagnavo all'entrata. Ricreazione zero, perché la faceva con i bidelli, pensando che questo potesse sciamare. Ha iniziato a scendere al centro, piano piano, cercando di farlo tornare sempre più presto a casa. Ma comunque gli episodi di aggressione sono iniziati lo stesso e si sono conclusi con l'epilogo sabato
1 aprile, quando alla Villa Bellini lui, avvicinato da dei ragazzi, gli chiedono: sei Ruben? Ruben, capendo il pericolo, si avvia verso l'uscita della villa, dove viene aggredito da un cospicuo gruppo di ragazzi. Uno di questi lo schiaffeggia, tra l'altro incolonnati le macchine, persone in vista che guardavano, ma nessuno si è prodigato di avvicinare e fermare questa aggressione. E noi aggiungiamo: Sant'Agata non vuole la violenza, vorrebbe la pace, perché forse questo episodio l'ha già offesa. La vera partita però si gioca sulla prevenzione, lo afferma in una nota la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria del DDL sul cyberbullismo, aggiungendo che altrimenti i ragazzi continueranno a farsi del male tra loro. Non si tratta di fenomeni isolati, ma di un segnale estremo di fragilità dei giovani e del loro bisogno di colmare un vuoto di identità attraverso una supremazia che spesso si manifesta proprio sulle fragilità altrui. Solo con l'educazione, a partire dai primi anni di vita, potremo spezzare questa catena di odio, forti di una necessaria alleanza tra la scuola, la famiglia e i servizi territoriali. Insegniamo ai nostri figli il rispetto dell'altro secondo un rinnovato principio di affettività, anche e soprattutto sul piano delle relazioni digitali. Ascoltiamo la mamma di Ruben, che a quel tempo rilasciò questa intervista. Ma il disegno di legge è stato presentato nel gennaio del 2014, approvato il 20 maggio del 2015 all'unanimità al Senato, è andato alla Camera, è stato modificato, diciamo pesantemente emendato, nel settembre del 2016 ha avuto l'approvazione di seconda lettura, è tornato al Senato. Lo abbiamo rimodificato ritornando alle origini e adesso poi vi spiego di che cosa, e adesso è tornato, è in quarta lettura alla Camera, quindi potrebbe concludersi l'iter se si decide che questa, la cosa sostanziale, insomma, che questo disegno di legge è rivolto ai minori, alla tutela della dignità dei minori. Perché? Perché sul web questi minori si stanno facendo del male e noi abbiamo delle responsabilità speciali nei confronti delle bambine, delle bambine, perché sono sempre più precoci nell'utilizzare le nuove tecnologie e purtroppo le usano in modo inconsapevole e commettono anche dei reati, anche gravi, senza averne contezza. Quindi dobbiamo fare un'attività importante di informazione e di prevenzione, ma dobbiamo proprio anche attuare delle misure di contrasto laddove succedono degli eventi particolari di cyberbullismo. Voi incontrate certamente tanti giovanissimi, come vi trovate a raccontare anche ai giovanissimi questa grave problematica? Guardi, non è difficile parlare con loro perché loro sanno di che cosa stiamo parlando, spesso sono i genitori che non si rendono tanto conto perché non vivono direttamente quella piazza virtuale. C'è però il tema importante, dobbiamo prenderne atto tutti, che al di sotto di una certa età non è possibile avere quel senso critico, quella percezione di causa-effetto, quell'empatia in un mondo digitale che quindi porta un ragazzino, una ragazzina a seguire più l'impulso della notorietà, del consenso, dei like, facendo prevaricazione, violenza, molestando un compagno ritenuto o una compagna ritenuta vittima, sacrificata ad un ruolo giusto per poter insomma assurgere ad una maggior notorietà, perché esiste questo tema sul web: quanti amici hai, quanti like hai, quindi ha esasperato quegli aspetti di prevaricazione, di pregiudizio, di molestia, di calunnia, di ingiuria, che avvenivano anche prima, ma che oggi sulla rete non hanno limiti di tempo e di spazio, si verificano casi molto, veramente molto più gravi, mettono molto più all'angolo la vittima. Senatrice, noi come italiani le chiediamo, è auspicabile che il suo disegno di legge vada in porto e noi ce lo auguriamo di cuore? È auspicabile perché ci sono delle misure di sostegno alla vittima, ma anche delle misure di risocializzazione dei responsabili. È una legge di diritto mite che rappresenta anche una pista in Europa, perché il problema è chiaramente mondiale, stiamo parlando di rete, stiamo parlando di internet. Quindi ha un'importanza e una rilevanza che viene riconosciuta anche all'estero, stanno a guardare se veramente l'Italia riuscirà a fare a tutela dei minori questo passo così importante. E mentre che ci siamo, vediamo anche la nostra intervista a Monsignor Barbaro Scionti, andata in onda su Rai 3. Il giorno del Venerdì Santo ci viene detto con chiarezza, e andiamo a baciare il crocifisso per questo, che la vittoria
spetta a chi dà la vita. La violenza non può essere mai un fatto risolutivo, la violenza non può essere mai la risposta ad una qualsiasi provocazione, la violenza non è propria del devoto di Sant'Agata. Anche il nostro arcivescovo in diversi interventi, proprio a Piazza Stesicoro, nei luoghi del martirio di Sant'Agata, ha sottolineato questo aspetto e noi tutti ci siamo uniti in questo, in questa attenzione educativa. Sant'Agata non accoglie, non può accogliere tra i suoi devoti chi esercita violenza. Tuttavia dobbiamo essere attenti, i nostri ragazzi, i nostri giovani hanno bisogno di essere educati e quindi amati, attenzionati. Allora, se da una parte si condanna il peccato, la violenza, dall'altra parte c'è un invito all'attenzione nei confronti di questi ragazzi che certamente hanno espresso malamente una cosa bella che c'è nel loro cuore. Per noi tutti, per noi catanesi, Sant'Agata non è un'idea, è una persona che sta con noi. Allora quando anche provocatoriamente qualcuno citando la scrittura e citando tra l'altro una scrittura che sta a pennello con Sant'Agata e il suo messaggio, ci fa apparire come se si volesse offendere Sant'Agata. Il devoto vero di Sant'Agata sa che l'immagine, il busto reliquiario, è un segno prezioso, meraviglioso, attraverso il quale noi però ricordiamo una persona, una donna, una nostra concittadina che amiamo e la cui presenza scolpita nel nostro cuore ci ispira ad essere cristiani autentici, cristiani veri. Chi è il cristiano autentico? Chi come Agata sa dare la vita per la verità? Chi come Agata sa consegnare la propria vita nella carità di Cristo, quella carità che oggi Cristo ci insegna salendo sulla croce per noi. E allora mi piace dire una parola nei confronti di questi ragazzi e di questi giovani che si accapigliano attorno a Sant'Agata. Sant'Agata deve essere per voi, cari ragazzi, una fonte di unione, di comunione, di fraternità. Allora, non è vero che noi andiamo appresso ad una statua, ad una immagine. Noi andiamo appresso ad una persona, il cui nome, la cui personalità è impressa nel nostro cuore. Noi la amiamo, Agata, la amiamo come sorella, come concittadina, come sorella della fede, come donna che ha amato Gesù e ci insegna ad amare Gesù alla giusta maniera. E mi piacerebbe allora pensare a un momento di incontro fraterno in cui chi ha detto, chi ha ridetto, chi ha contraddetto, ci possiamo riunire insieme. Io mi faccio anche disponibile questo, metterci attorno a un tavolo, perché possiamo riflettere. Io sono certo che in nessuna delle due parti c'è malevolenza, ma c'è soltanto un cattivo fraintendimento di una realtà. Allora, chiariamo, è vero che l'immagine, se idolatrata, non fa parte più della nostra religione, non è la nostra fede. Noi non andiamo appresso ad un'immagine, il cristiano non va appresso ad un'immagine, ma utilizza l'immagine, in questo caso l'immagine di Sant'Agata, il viso del nostro bellissimo busto reliquiario, lo utilizziamo come segno che ci ricorda questa dolce e forte giovane donna che è Agata, patrona della nostra città, nostra protettrice, nostra concittadina, nostra sorella nella fede, nostra amica, donna che ci difende, che ci aiuta, che ci protegge, donna alla quale ci rivolgiamo. Ma noi non ci rivolgiamo ad una statua, noi ci rivolgiamo ad una persona. L'immagine esteriore è soltanto uno strumento. Io credo che bisogna semplicemente chiarirsi lì. E allora io mi faccio disponibile a che ci possiamo mettere attorno a un tavolo e poter riflettere insieme su questo. È vero, Sant'Agata non si tocca, Sant'Agata non si deve toccare, la bellezza del suo martirio, la bellezza della sua testimonianza, non si tocca, non si deve toccare, è per noi un grande tesoro e noi siamo gelosi di questo e per questo ci arrabbiamo quando in qualche modo ci provocano. So che questo giovane ha anche chiesto scusa, allora bisogna accogliere le scuse e insieme mettersi attorno a un tavolo per chiarirci,
per riflettere sulla bellezza della nostra devozione a Sant'Agata. In questo giorno del Venerdì Santo desidero mandare tante benedizioni agli uni e agli altri, perché si ritrovi pace, si ritrovi serenità e soprattutto si ritrovi il gusto della vera e bella devozione a Sant'Agata, che non è questa. Cari ragazzi, alle provocazioni non si risponde mai con la violenza, e agli altri dico attenzione a non fare provocazioni oltre misura, perché il devoto di Sant'Agata la ama così tanto che basta poco alle volte per farla andare fuori di testa. Dice: ma allora giustifichiamo chi è fuori di testa? No, non giustifichiamo nessuno. La violenza è sempre una cosa cattiva, però quando si ama troppo, alle volte si può andare fuori strada e bisogna fare un po' di attenzione. Siamo qui e abbiamo la possibilità e la gioia poter fraternizzare intorno a questi, chissà alla fine dire anche insieme mano nella mano un Padre Nostro nella cappella di Sant'Agata. Tuttavia la Polizia delle Telecomunicazioni ci ha comunicato che dopo le denunce della madre della nostra trasmissione TV sono state svolte le dovute indagini, sono stati indagati ben 8 giovani. E viva la giustizia, perché arriva sempre. Adesso vogliamo parlarvi del terzo punto. Vogliamo parlarvi di Domenico Crisafulli, che secondo una prima ricostruzione dell'incidente, lo scooter a bordo della quale si trovava il 25enne si sarebbe scontrato contro una Smart all'incrocio tra Via del Bosco e Via dell'Ogu a Catania. Il tuo sorriso splendido non verrà dimenticato, Mimmo vive. Era questo il testo di uno dei tanti striscioni esposti a Barriera del Bosco in un quartiere di Catania per i funerali appunto di Mimmo Crisafulli. E proprio in tanti hanno voluto dare al ragazzo l'ultimo saluto, una folla incredibile, e là dove c'è stato l'incidente, per non dimenticare, il padre Pietro ha voluto realizzare un piccolo altarino. E così il 14 giugno dello scorso anno fu chiesta una commissione comunale nel corso della seduta itinerante organizzata dalla commissione consiliari alla viabilità e per la sicurezza per l'incrocio tra via dell'Ogu e via del Bosco. Insomma, in questa zona gli incidenti pare si verifichino con una preoccupante puntualità. Nell'immediato, asserì il presidente di quella municipalità, Castiglione, valutiamo la possibilità di cambiare il senso di marcia in via dell'Ogu, che da via del Bosco porterà fino in via Leucatia. Proprio lì, dove nell'incrocio a pochi passi da via Due Obelischi c'è la lapide, un mazzo di fiori e una foto che ricordano il luogo in cui morì Domenico Crisafulli. Pare che le auto parcheggiate in via Leucatia non consentano una perfetta visuale della strada e la presenza dello specchio parabolico non serve assolutamente a nulla. E se a questo ci aggiungiamo anche le strisce pedonali semi cancellate, la scarsa illuminazione e il mancato rispetto del limite di velocità, ecco il dipinto della situazione, che diventa davvero inquietante. E noi di Discreto, quella mattina, durante la seduta consiliare itinerante, c'eravamo. E a dire che però tutte le proposte e le idee non saranno mai sufficienti se alla base della questione manca il senso di responsabilità di tutti coloro che si mettono proprio alla guida. Quindi in quell'occasione si chiese di convocare un tavolo tecnico a cui invitare esperti e assessori al ramo per rivedere un piano del traffico che a Barriere e Canalicchio realmente pare presentare molte lacune. E per questo ci siamo fatti aggiornare proprio dallo sfortunato padre di Domenico, Pietro Crisafulli, che aveva fondato assieme al fratello Salvatore la Onlus Sicilia Risvegli. Evitiamo che succedano altri Domenico, altri Mimmo che muoiono. Non è giusto. È una cosa illegale, questa strada già lo sapevano da tanto tempo che era pericolosissima. Cioè bisogna cambiare immediatamente, molto presto, inversione di marcia, cioè dire ascendere anziché salire, che qui è morto mio figlio. La vita umana bisogna guardare, il lavoro è dopo, ecco. Grazie. Quindi quest'ultimo racconto conclude il nostro Como Finiu, dandovi appuntamento alla nostra prossima trasmissione. Potete scriverci per i vostri commenti e le vostre segnalazioni all'indirizzo email indiscreto@gmail.com. Ricordando che Indiscreto alla tutela dell'AFLA, associazione diretta dall'avvocato professor Mario Savio Grasso. E come sempre, se qualcuno ha qualcosa da dire, noi siamo comunque qui. Alla prossima!
dell'indiscreto riportiamo sempre fatti che ricoprono l'interesse pubblico e rispettano il fondamento del diritto di cronaca, perché racconteremo fatti che sono realmente accaduti e che sono di interesse per la società, all'interno di una cornice espressiva che è comunque rispettosa per l'altrui reputazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di parola e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, cercando, ricevendo e diffondendo informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a nessuna frontiera. E tutto ciò lo afferma l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E che in tema di libertà del pensiero, l'articolo 21 della Costituzione italiana è la nostra bandiera.